la cosa. Vediamo un po'. Bene, bene. Qui ci troviamo alle porte di Giuliano e ci troviamo a bonificare il territorio, anche se come abbiamo visto di strade ce ne sono parecchie. Però comunque è un problema che come c'è comunque, dovuto appunto alla mancanza nostra. Come vi trovate in questa situazione? Male? Bene? Beh. Che hanno pulito un po' bene. Ah, ok. Perché sennò è anche peggio addirittura. Poi okay. Il giornalista, porta c'è. Eh? Il giornalista c'è. No, no, sono un fotografo. Però. Ok, grazie. Grazie. E qui, quindi mi dicevi che vedere, qui comunque... Come potete vedere stanno incominciando a bonificare. A bonificare. Guarda. Stanno... Che ambiente, che cosa chiedete a... Allora, noi chiediamo l'immediata bonifica. Questo come si può vedere, guardate. È stato bonificato qua, vedete? Uh-huh. Però non è recintato, quindi qua chiunque può entrare di nuovo e buttare altre spazzature. Quindi per... Qui troviamo... di più. Che appunto qui stiamo costeggiando la strada provinciale che è proprio adiacente a Campi Rom, di cui ci hanno accolto in maniera quasi... almeno un chilometro, cioè da qui fino in fondo arriva. Un chilometro di scariche proprio alla, a due passi da bambini. Prende e butta. Ma perché buttare le cose? Perché? La domanda è questa, perché buttare queste cose qui? Perché? Oppure ci troviamo in discariche così? Questa è così. E qui già hanno provato a incendiare qualcosa. Incendiano per fare di riparare il fatto. Chi lo fa? Chi lo fa? Non lo so, chi lo sa. Questo non lo sappiamo. Molti roghi, la gente brucia, butta e poi giustamente per fare spazio brucia abusivamente.
sinceramente di discariche così ce ne stanno parecchie. Parecchie ce ne sono di discariche. Di discariche così ce ne sono parecchie. Quindi un appello veramente a chi di dovere. Innanzitutto mettersi una mano veramente nel cuore. E come hanno raccontato Agriambiente Campania, di buttare la mondezza nelle aree deputate a questo. Paghiamo le tasse, porca miseria, paghiamo le tasse e non è... perché non usufruire di un servizio? Se a quanto vede funziona, ok, se a quanto vede funziona. Qui ci stanno bambini, è vero, sono un popolo, un altro popolo questi, però il problema è questo. E comunque sono esseri umani, perché devono vivere in queste condizioni? Perché? Quindi un appello è per tutti le cose. E niente. Però come ci hanno spiegato anche i rom, sono 10-15 giorni che non ci fanno più vedere. Stanno sistemando. Okay. Questo è un intervento. Da quanto tempo è stato? Ah, buono. Qualcuno qua. No, e poi c'è. No, vabbè, far crescere i bambini così non si può. No. Come vi trovate qua voi? Bene. Eh? Bene. A parte un po' la mondezza, diciamo, insomma. È un po' puzza. Eh? Un po' puzza. Puzza? Ma non troppo. Vabbè, non troppo. Va bene, però comunque ogni tanto viene qualcuno a pulire. No, domani. Sì, viene qualcuno però. Sì, questo. C'è tutto. C'è pieno. Okay. Vengono i signori e poi e va la vengono. Mia ok. E dopo vengono a giustare la luce perché non c'è la luce. Non c'è la luce. E va bene, però comunque. A parte tutto vi do. E con la puzza come fate? Va bene, dai. Dai. Che cos'è Asia Napoli? Asia Napoli è il comune che è convenzionato con questo deposito che fa la raccolta differenziale e mette il. Quindi comunque qui sono tutte strade provinciali. Sì, no, perché io ho sentito la signora che questa parte di là me l'ha detto, ha già venuto un comune, ha messo tutto sotto e poi non sono venuti. Più venuto. Questo sarebbe il metodo lungo. Non penso che tocca a voi smontarli, vabbè, ma comunque io che abito qui, io abito a Casoli, arrivare qua a me ci vedono 5 minuti di macchina, io li posso aggiornare ogni due giorni tramite Gennaro, se stanno pulendo ancora, stanno pulendo, stanno facendo.